Ha scelto il giorno di Ferragosto per concludere la carovana di selezioni Lo Zecchino d'Oro, il programma televisivo nazionale che ha come protagonisti i bambini. Essere se stessi è la carta vincente di questo festival che quest'anno festeggia i suoi 60 anni di storia. Un'ultima tappa a Torri del Benaco, a Ferragosto appunto, e i giochi sono fatti. O meglio, per 6.000 bambini i giochi cominciano proprio ora. Il prossimo appuntamento per loro sarà infatti a Bologna a fine mese, dove ci sarà l'ultima sfida prima delle gare ufficiali in Rai a novembre. 37esima tappa italiana di selezioni svoltesi tra gennaio e agosto, la carovana si è conclusa ieri nel paese lacustre, con una partecipazione mai ridimensionata da decenni. Carismatici, divertenti e vivaci, sono queste le qualità che i selezionatori cercano nei giovanissimi cantanti che si tuffano in questo sconfinato mondo. Non solo intonazione, quindi. Infatti, per poter passare le selezioni dello Zecchino d'Oro, bisogna essere se stessi, lasciarsi all'improvvisazione. Dopo la giornata di selezioni di ieri, al Cinema Teatro di Torri, in piazza Calderini, uno spettacolo teatrale ha reso omaggio ai 60 anni dello Zecchino d'Oro. Protagonisti sono stati i piccoli finalisti, che hanno animato la serata presentata da Francesca Fialdini e Mister Lui.